Quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro, che lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta, Zorro, il segno suo è la Z. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Adesso potrei farvi una domanda. Che cosa ho scritto? So che voi non potete leggerlo, ma proprio per questo siamo insieme, per superare questa difficoltà, questa, diciamo, limitazione che ci frena un po'. Bene, ora io cercherò di scrivervelo in un'altra maniera. Guardate, comincio da questa prima parola. Voi qui avete potuto leggerle. Perché? Perché io ho scritto per immagini. Ebbene, questi stessi segni, pino, mare, nave, casa, sono, diciamo, delle immagini simboliche, anche queste. Sono dei simboli. Attraverso questi simboli noi possiamo scrivere ciò che vogliamo e possiamo leggere ciò che gli altri uomini hanno scritto.
Fedeltà al Natale. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, ma pace vera, intera, in questa terrestre bufera. Un lieto rintocco, è Natale. Gelide, sterili tutte le aiole, hanno i fiori migrato nelle calde terre del sole. Ma fluttua un profumo nell'aria di muschio, di paglia, di fieno, e la sera la campana chiama a preghiera. Nasce ogni anno nuovo, mistero umano divino, nella notte un mite bambino, un pargolo non coronato, speranza futura, realtà del passato, porta amicizia, serenità nel cuore ed è principio e fine d'ogni amore. Venite al presepe, meditate con fiducia e fervore, qui non trovate ricchezze, non spocchia scostante, né vuota superbia. C'è una capanna, misera e spoglia, fra greggi e pastori isolati ma solidali, e magi, sapienti studiosi di storia, pronti a donare senza promesse formali. Accogliamo il bimbo in umiltà, con fede, speranza e carità. Luigi Biancheri.